buongiorno, benvenuti sul mio canale. Oggi ho deciso di farmi un giretto nella mia adorata Val di Susa e ne approfitto per testare una cosa nuova che mi è venuta in mente. Mi è venuto in mente di utilizzare la mia prima action cam. Non era una GoPro, era una Kohau 4K. Comunque la utilizzo come seconda telecamera, l'ho montata sullo specchietto della mia Zetona, anche perché altri punti di aggancio non ce ne sono, il manubrio è a dimensione variabile, quindi è un po' difficoltoso agganciarla. Poi proprio non c'è spazio perché ho montato un cupolino per avere un minimo di protezione aerodinamica, quindi non c'era altro modo. Va bene, vediamo che cosa viene fuori, sperando che non venga fuori una schifezza, che sia una cosa carina. Se il tutto va come dovrebbe, vabbè, la utilizzerò anche altre volte. Comunque mi faccio un bel giretto nella Val di Susa, nella mia amata Val di Susa, e scenderò dalla Val Chisone. Cercherò di fare anche qualche breve video con il drone, magari della fortezza di Exil e poi della fortezza di Fenestrelle scendendo dalla Val Chisone. Non vi annoierò più con video totali della prima parte della Val di Susa, a parte le scale di Susa che sono belle, e ve le ripropongo all'infinito. A me piacciono da morire. Bene, e mi faccio questa stradina tranquilla e poi quando arrivo sulle scale di Susa ci rivediamo. Bye bye, a dopo. Bella raga, sono arrivato sulle scale di Susa. Ma quanto sono belle, ma quanto sono belle queste curve. Sono fantastiche. Una più bella dell'altra. Così pulisco anche un po' la gomma nuova. Sono proprio belle, porca miseria. Divertimento unico. Intanto mi dirigo verso il forte di Exil e vediamo un po' se riesco a fare una ripresa col drone. Ci dovrebbe essere una strada che porta proprio sotto il forte. Dov'è? Spettacolo però, eh? Dovrebbe essere questa. Sì, era quella. Ok, torno indietro. Torno indietro appena posso. No, qui, forte di Exil. Eccolo qua.
Sono riuscito a fare una ripresa col drone, speriamo sia venuta decentemente. Sono riuscito anche a risistemare la seconda action cam, ho cambiato la vite e speriamo che tenga, perché prima sembrava un alettone che sventolava. Riprendo il mio percorso dalla Val di Susa, mi fermerò a Ulzio a mangiare un boccone al solito bar dove si fermano tutti i motociclisti che passano in zona, sperando che sia aperto, ma penso di sì. E intanto mi godo un po' di questo panorama della Val di Susa e questa strada bellissima. Oggi fa un caldo micidiale, sto facendo la sauna. Nonostante sia ventilato, però il caldo è veramente tosto oggi, eh. Madonna, oggi sto guidando di un male, ma di un male. C'ho anche la gomma nuova posteriore, non mi fido molto a piegare più di tanto, però sono proprio oggi sono rimbambito. Siamo arrivati a Ulzio, pausa pranzo e poi ce ne andiamo verso il Sestrier. Eccolo qua, il bar qui. Pausa pranzo effettuata, faccio rotta verso il Sestrier e poi verso la Val Chisone. Signori, benvenuti al Sestrier, nota località sciistica, turistica, sia estiva che invernale. Celovo via in funzione. Siamo in piena stagione turistica estiva. Oltrepassiamo la località del Sestrier e poi scendiamo giù dalla Val Chisone, che non è male. Ero arrivato fin qua in uno dei miei primi motovlog. Non avevo fatto in tempo a farvi vedere la Val Chisone perché il video sarebbe risultato molto lungo e noioso. Oggi ce la facciamo. Uno scorcio del Sestrier.
bella anche questa strada qui, eh. Asfalto un po' rovinato in alcuni punti, ma tutto sommato. Anche la Valchisone offre dei panorami veramente belli, eh. Guardate che vallata. Godiamoci il panorama. Che giostra! In alcuni tratti è veramente una giostra questa strada qui. Scusate. Wow. Un cambio di direzione continuo. O c'ho la curiera. Fenestrelle. Vediamo se riusciamo a fermarci un attimo al forte, a fare una ripresina col drone. Forte di Fenestrelle. Di qua. Di qua. Turisti per caso o per casa. Nuvoloni minacciosi. Te pareva. E te pareva. Oh, bene. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Thank you.
riuscito a fare anche una bella ripresa al Forte di Fenestrelle, e adesso, prima che qua si metta a piovere, perché le nuvole sono molto minacciose, me ne torno giù a casa. Mi godo ancora un po' di curve. La gommina nuova comincia ad avere il suo grip ottimale. Guarda che spettacolo di strada! Wow! Wow! Ecco, è sulla curva la macchina. Ma! Raga, direi che per oggi dalla Val Chisone, dalla Val di Susa è tutto, e ci vediamo al prossimo motovlog. Iscrivetevi al canale, che tanto è gratis, a voi non costa niente, a me fa piacere, mettete un bel like e ci vediamo alla prossima. Bye bye, bella raga.